Pure oggi è una tappa dura, sei stato nel gruppo principale, hai lavorato tanto, tante alta andatura, che vuoi raccontarci un po' la giornata? Ma sì, siamo trovati davanti in un attacco a sorpresa con Contador, Quintana, io e Formolo avvicino alla classifica, avvicino ai primi, mi sembra che era undicesimo questa mattina. Ed era una buona occasione per guadagnare posizioni. Contador e Quintana in ogni caso erano davanti a Talansky, quindi per noi non era un problema quello, quindi io ho lavorato finché ho potuto lavorare e niente, poi mi sono staccato. All'inizio d'app abbiamo visto molte maglie Cannondale davanti, vi aspettavate magari un'azione così importante o era semplicemente per cercare una fuga come negli altri giorni? Ma in una partenza così sempre meglio partire davanti, quindi non avevamo un piano preciso, sapevamo qualcosa poteva succedere perché in queste tappe corte tutti hanno sempre più coraggio di attaccare perché diventano anche più spettacolari, quindi sapevamo che qualcosa poteva nascere, con Formula ne avevamo già parlato, che poteva essere un'occasione, però diciamo non avevamo un piano preciso. Spesso protagonista in questa Vuelta, l'abbiamo visto, la condizione quindi sembra molto buona. A questo punto qual è l'obiettivo per questa terza settimana che verrà? Sì, condizione buona con alti e bassi, diciamo che anche ieri ero in fuga ma non avevo una grande gamba, mi sono staccato quasi subito. Niente, vivo la giornata, se c'è da aiutare i miei compagni per fare una buona classifica li aiuto, se dovessi trovarmi davanti per provare a fare un risultato personale coglierò l'occasione.